in pratica chi meno ha più spende? Chi meno ha più spende? Dipende, se parliamo in termini assoluti, qui stiamo parlando della divisione tra famiglie povere e non povere dal punto di vista delle spese, e le famiglie povere spendono di meno in termini assoluti per l'energia, per l'energia domestica, quindi energia elettrica, gas, riscaldamento e così via, ma spendono molto di più rispetto come quota sul totale delle spese, perché chiaramente le famiglie povere hanno una spesa complessiva più bassa, quindi in termini assoluti, quindi di euro che escono, spendono meno delle famiglie non povere, ma in termini di quota sul totale delle spese spendono molto di più, quasi il doppio, perché la spesa per l'energia elettrica, per l'energia domestica, è una delle spese maggiormente incomprimibili, non è una spesa su cui è facile fare economia. Quindi se una famiglia è in difficoltà economica, sì, può risparmiare sulle utenze domestiche, sull'energia elettrica, ma non troppo, è chiaro, andrà a risparmiare su altre forme di spesa, ad esempio per servizi ricettivi, per servizi culturali, per i trasporti e così via. L'energia elettrica è più difficilmente comprimibile rispetto alle altre spese e quindi sul totale della spesa per le famiglie in difficoltà aumenta la quota.